Guidate quelle robe qua. Ma cosa ne vuoi sapere tu, Giacomino? Guarda che Marco Ferradini è il guru dell'amore. Se vuoi sapere qualcosa sulle donne, devi ascoltare Marco Ferradini e Prassi. Ascoltiamolo. Ricominciamo da capo. Cerca di essere quello che sei. Un tenero amante. Com'è che non ti entra in testa? È un passaggio chiave del teorema. Un tenero amante. Allora, io venire vengo perché ormai ho promesso, giusto? Però qualcuno ha visto la ragazza. Non è che mi capita la solita pantegana. Allora, ti capita quello che ti deve capitare, la pantegana o il cane lupo che sia? Comunque, stiamo facendo un favore a Giacomino. E facciamogli sto favore. E non se ne parla più. Oh, torniamo a noi. Giacomino, comunque, puoi leggere tutti i libri che vuoi, cosa che mi guardo bene dal fare. Vantati, eh. Comunque, Marco Ferradini è un tuttologo sull'amore. Ora fatemi capire bene. La cena la facciamo per Giacomino, giusto? Sì. Quindi paga lui. No, ognuno mette il suo, braccino corto. Vabbè, io la mia parte l'ho già messa. Messo cosa? Le 500 lire nel carrello. Vabbè, ma poi te le riprendi. Tanto ho lì un capitale immobilizzato e gli interessi si impennano. Interessi cosa? Lascia perdere, cosa ne sai tu di economia, Giacomo, dai. Ma è scemo. È andato. No. Comunque, ritorniamo a noi. Prendi una donna. Trattala male. Ma vedi che quando ci metti ci sei, sprizza intelligente da quegli occhi. Allora, cerca di essere? All'altezza della situazione. Un tenero amante, lo sanno tutti, signora, cerca di essere? Un tenero amante. Ma vedi, pure i fermenti lattici lo sanno. Ah, continuiamo, va. Fuori dal letto. Nessuno è perfetto. Nessuna pietà! Ma come devo fare con te? Attitudini sull'amore nessuna! Giovanni, telefono, digli che non siamo pronti e non se ne fa niente dalla cena. Non siamo proprio pronti. Adesso con queste stupidate, per favore. Dobbiamo sbrigarci perché dobbiamo anche cucinare. Sì, però anche tu, Giacomino, fuori dal letto, nessuna pietà, lo sanno tutti. Chissà. Fuori dal letto? Nessuna pietà.